Allora, il Consiglio Comunale oggi ha approvato il documento preliminare di indirizzo per la formazione del piano strutturale d'area e una serie di allegati che riguardano degli studi scientifici sulla situazione dell'area pisana in tema, su alcuni temi specifici, in particolare viabilità, servizi ambientali, eccetera. Con questa approvazione si porta a conclusione un percorso che è stato posto in essere di collaborazione con gli altri comuni e in particolare con le altre commissioni urbanistiche. Oggi quindi il Consiglio Comunale ha posto un ulteriore tassello, un ulteriore passaggio importante verso la formazione di un piano strutturale d'area, quindi verso la costruzione di una comunità d'area di 200.000 abitanti. Questo tassello si aggiunge a quello del regolamento edilizio unificato e rappresenta insieme al regolamento la prova concreta di fattibilità della costruzione di una comunità di area pisana. Questo passaggio, che è stato molto importante, con una discussione molto interessante, molto intensa e approfondita da parte di tutte le forze politiche, ha determinato la costruzione di una prima tappa del percorso verso una comunità di 6 comuni dell'area pisana. È stata una discussione, come dicevo, molto importante, molto interessante. Con questa delibera chiaramente il percorso verso la formazione del piano strutturale non si chiude, ma nella successiva consigliatura continuerà in maniera più puntuale, più dettagliata, quindi si entrerà nei temi più specifici che caratterizzano appunto l'area pisana. Il documento preliminare ha determinato quali sono quelle che sono le guide, i criteri guida per la formazione del piano strutturale e quindi è un passaggio molto, molto importante. Negli altri comuni si approverà nelle prossime settimane, per cui si giungerà ad una ulteriore fase importante di questo strumento urbanistico di governo del territorio.